Microfoni di Nero Verde Channel c'è Marco Garavaglia, allenatore della Freccia Azzurra. Buongiorno mister, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo le sue impressioni su questa partita dei suoi ragazzi. Ma vabbè, non è finita bene, direi che si è visto abbastanza chiaramente la superiorità tecnica della Castellanzese che ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo tentato di controbattere e direi che siamo andati nel primo tempo almeno in tre situazioni da ultimo passaggio abbastanza chiare, poi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, che non è una cosa semplice in ogni caso. Poi in una situazione direi abbastanza semplice abbiamo favorito gli avversari sul gol e non siamo più riusciti a recuperare. C'è da dire che comunque nel secondo tempo abbiamo magari assunto l'iniziativa, però le occasioni più nitide le ha avute la Castellanzese, che mi è sembrata una squadra che non c'entri molto con i 5 punti in classifica. Direi che è una squadra che lotterà fino alla fine per traguardi molto più alti, insomma. Parlato quindi, non sempre i punti che ci sono in classifica rispecchiano quello che è il vero valore della squadra, quindi anche questo 0 punti per la Freccia Azzurra mal si addice a questa squadra che comunque oggi ha fatto vedere anche cose positive. Avete anche rischiato di pareggiare proprio all'ultimo secondo, quindi cosa manca alla Freccia Azzurra per arrivare finalmente al risultato? Ma direi che l'importante è non perdere la fiducia. Finora le 4 prestazioni ci hanno visti abbastanza svegli in 2 partite, mentre in altre 2 non tanto. Ci manca chiaramente un po' di concretezza davanti, ci manca l'ultimo passaggio e ci mancano gli attaccanti che possono difendere la palla. Abbiamo caratteristiche diverse e dovremo adattare il nostro gioco a queste caratteristiche, insomma. Una domanda un po' più generale per chiudere l'intervista: qual è il vostro obiettivo? Ma direi che il nostro obiettivo è quello della salvezza, è abbastanza chiaro che il nostro obiettivo è la salvezza, quindi sappiamo che dovremo lottare fino all'ultima giornata come abbiamo fatto oggi, tutto sommato, con un po' più di lucidità in ogni caso. Grazie mille mister per la sua disponibilità, alla prossima, buon campionato, arrivederci.